Buongiorno e ben ritrovati, oggi parleremo di investimenti di innovazione tecnologica e più precisamente della misura 352 del POR Campania, rivolta alle micro, piccole e medie imprese sotto qualsiasi forma giuridica, anche consortile e di reti di impresa, aventi unità operativa nel territorio della regione Campania, costituite da almeno 2 anni e regolarmente iscritte al registro di imprese del territorio di competenza. Tali investimenti sono rivolti all'implementazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, quindi parliamo di brevetti, parliamo di prototipi e di tecnologie, oltre che alla modernizzazione e alla digitalizzazione dei processi aziendali. L'importo degli investimenti non può essere inferiore a 50.000 euro per le imprese singole, mentre in forma associata si può spingere fino ad euro 150.000. Cosa finanzia? Quindi macchinari, impianti e attrezzature volte alla digitalizzazione dei processi aziendali, software, ICT, brevetti e investimenti in sistemi informatici e di gestione delle tecnologie all'interno dell'azienda. Le agevolazioni consistono in una sovvenzione, quindi un contributo a fondo perduto del 70%, con un massimale di 150.000 euro per le imprese in forma singola, massimale che si spinge fino a 750.000 euro per le reti contratto di impresa, ossia rimane valido il limite dei 150.000 euro ad impresa, ma all'interno delle stesse reti si può arrivare fino a un massimo di contribuzione di 750.000 euro. La procedura di presentazione delle domande è telematica attraverso il sito di Sviluppo Campania legata a POR Campania e le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre del 2018.